nebbia. Ah, rosetto. I carri armati nemici si fermano. Come mai? Perché sprecarli se possono colpirci dal cielo occhi chiusi? Cioè, che tensione. Caspita. Qui ci sono 400.000 uomini. Non ho più un timpano. Manco loro. Eccolo. Ma chi? Tovardi. Ma che stai dicendo? Si vede la camminata. Si vede. E che si fa? Fa un bagno nell'oceano certo, Atlantico? Certo, ti dico io, lì ha sbroccato. Sta tornando indietro. Ma è un pilota della RAF. Cosa c'entra lui? Lo sai per certo? Sì, sta dentro un aereo. Non l'ho visto il trailer. Potrebbe anche essere nazista per quanto ci riguarda. Anche se è inglese, quindi forse no. Non è che non credo. Cioè, capito, con le barche a vela li vanno a... Quelli ci avevano. Pescare. Visto che c'è l'attore feticcio di Nolan. Figliacco quello. Vabbè, mica tanto. Moriremo là. Mazza che musichette, eh. Quelli, RAF. Spitfire. Non poteva essere lui. Taci, era lui. Che te giochi? Come te pare? Stava lì. Lo so. Cosa fai che abbiamo già visto 8 volte il trailer? Io ho detto sempre la stessa cosa. Si riesce quasi a vederla da qui. Cosa? La nostra terra. Allora, quanta epicità. Forse siamo di fronte a un grande film. Sicuramente a un grande trailer. Perché intanto si torna a parlare di guerra. In un certo modo poi in un certo si torna modo. A parlare di guerra. Da un po' che non vediamo un film di guerra importante. Nel senso, sì, i film è fatto bene. Qui invece proprio parliamo di una battaglia, sì. È tutto molto silenzioso. Perché effettivamente credo che quello fosse, insomma, fossero le sensazioni che provavano questi uomini mentre attendevano di essere bombardati. Infatti tu hai dato del vigliacco ad un povero individuo in che maniera... si trovava in una situazione ovviamente per scherzare, ma in realtà quello sfido. Esatto, cioè, sfido credo che uno chiunque di voi. La prima cosa che ti venga in mente è no, non mi ci riportare, ti prego. No, due info. Dunkirk è questo paesino in Francia, dove gli eserciti inglesi e anche francesi ovviamente vennero circondati. Sì. L'esercito tedesco che praticamente letteralmente li buttò a mare. Cioè Ui. La certezza di morire. La storia parlerà di come questi 400.000 uomini, non tutti penso, verranno salvati in qualche maniera. Perché no. Poi la storia lo sappiamo com'è andata, i nazisti hanno perso. Quindi Christopher Nolan che torna alla regia. Torna alla regia dopo un po', ma soprattutto si affaccia al mondo, al genere di guerra. Film bellico. Di genere proprio questo, eh. E attori, c'è un cast importante. Tom Hardy. So già che questa faccia finirà in un rettangolo gigante. C'è Tom Hardy, ma comunque al di là di Tom Hardy, che al di là del suo essere così magnificamente bello, è comunque un attore della Madonna. Abbiamo Mark Rylance, sì? Vincitore del premio Oscar l'anno scorso, Kenneth Branagh, James Darcy e l'incredibile One Directioner Harry Styles. Il tuo vigliacco è Cillian Murphy. Sì, era l'attore che interpretava Spaventapasseri. Sì. E vedremo insomma come sarà caveranno. Non vediamo l'ora. Film uscirà in estate del 2017, quindi c'è ancora un po' da aspettare. Chissà da noi quando arriverà. Ma i colori di questo trailer? Beh, i colori sono perfetti, nel senso che ci danno proprio l'idea della Francia, quella brutta, sì. Che al nord della Francia fa un tempo di merda sempre, sì. Che confronto Londra è il Marocco. E quindi tutto blu, bello blu, che dà anche l'idea della situazione compromessa, una situazione di ansia, di sì. Angoscia. Apprezzato molto la scelta. Ha delle scene da inserire nel trailer, che comunque sia ti fa subito capire che è un film di action, quindi vedremo questo. Infatti aspetta, voglio dirti una cosa. Uno è che la cinematografia è di Hoyte Wainwright. Ha fatto semplicemente Interstellar. Ha fatto Hair. Ha fatto Fighter. Insomma è un mostro. Tutti e tre brutti. Sì, tra l'altro anche Spectre, cioè. Ma io credo che il protagonista assoluto di questa storia sia la guerra. E poi tutti quanti i personaggi siano Ammazzo. Funzionali alla storia.
Sono molto contento che sei accanto a me quest'oggi. Sei la mia oiteva in oitema tu. Sì. Devo smettere di parlare di Dunkirk per parlare di un altro film di cui è uscito il trailer questa settimana, che è Cattivissimo Me 3. Torna il cattivo più cattivo di tutti i mondi, esatto. della Illumination. Dei personaggi al suo servizio incredibili come i Minions. Torniamo a parlare di Cattivissimo. I Minions qua sono solo intorno. Solo sono al suo servizio. Esatto. Ecco. Steve Carell continuerà ad essere Gru. Torna la simpatia a regnare sovrana. Insomma, se vi siete divertitoni con i Minions e con i primi due Cattivissimi, il primo mi piacque anche a me. Molto. I Minions sono divertenti, il secondo mi pare di non averlo visto. Comunque torna anche l'Illumination, che fra poco sfornerà Sing in tutti i cinema. L'Illumination, cioè, lavorano come manne, cioè, allora, basta. Quando uscirà Cattivissimo Me? In estate. Quindi, questo è... Ora dobbiamo dire la nuova classifica, perché a mio avviso Dunkirk o Dunkirk, come lo chiamano i British, entra prepotentemente nella classifica, ma non vi diciamo a quale posto, quindi dovete guardarla. Inseriamolo nella classifica e vediamo a che posto. Via. Al decimo posto Transformers 5, L'ultimo cavaliere. Al nono posto Spider-Man Homecoming. All'ottavo posto Silence. Al settimo posto Wonder Woman. Al sesto posto Trainspotting 2. Al quinto posto Guardiani della Galassia volume 2. Al quarto posto Dunkirk. Al terzo posto La Bella e la Bestia. Al secondo posto Ghost in the Shell. E al primo posto Logan. Ci vediamo sabato prossimo alle 13 con un nuovo Hitmania. Intanto iscrivetevi al canale, visitate la nostra pagina Facebook screenweek.it e scaricate le nostre app Screenweek TV e Screenweek Blog. Ciao!